capi cose loro non c'entrano. Ah, voi non sapete mai niente. E Anime Nere di Francesco Munzi, il film che ha ottenuto più candidature, è Davide di Donatello, considerati gli Oscar italiani. Anime Nere, storia di tre fratelli, figli di pastori vicini all'Andrangheta e della loro anima scissa, è liberamente ispirato all'omonimo romanzo dello scrittore Gioacchino Criaco. Il film è prodotto da Cinema 11 con Rai Cinema, coprodotto da Babe Films e distribuito in Italia da Good Films. A seguire, dopo la pellicola di Munzi, c'è Il giovane favoloso di Mario Martone, con 14 candidature. A pari merito, Mia madre di Nanni Moretti e Ragazzo invisibile di Salvatores. 8 per Torneranno i prati di Ermanno Olmi e 7 per Hungry Hearts di Saverio Costanzo. Sono strafelice soprattutto per la troupe e i collaboratori, che hanno tenuto duro su un progetto molto difficile, dal percorso anticonvenzionale, ha commentato Francesco Munzi. Il film, partito da Venezia, passando anche per Toronto, si è affermato progressivamente con le numerose vendite all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove è diventato un piccolo caso, con articoli importanti sul New York Times e Los Angeles Times. Le 16 candidature ottenute ai David confermano un percorso che non dà segni di affievolimento ed è la cosa che mi rende più contento, conclude il regista. La cerimonia di premiazione avrà luogo questa sera al Teatro Olimpico di Roma e sarà condotta da Tullio Solenghi.